Rimaniamo in tema musicale, ci spostiamo però verso un appuntamento che ci sarà domani sera a 13 agosto alle ore 21 presso la Corte degli Agostiniani, quindi qui proprio nel centro di Rimini, l'undicesima edizione di Canta per il Mondo. Quindi un altro appuntamento che negli anni è diventato sempre più, diciamo così, un momento dell'estate atteso, un momento nato da una passione per il canto, nato da un gruppo di persone che ha dato vita al corone, proprio nel senso di un coro grande. Tante le persone che partecipano a questo coro che ci fa fare un bel viaggio musicale per il mondo, e poi però ci sarà, diciamo così, anche una tappa davvero romagnola, perché quest'anno partecipa insieme al corone anche Moreno il Biondo con la sua band, quindi cosa di più romagnolo di Moreno il Biondo. Un appuntamento quindi musicale, ma anche con un aspetto legato al sociale. Infatti, come ogni anno, i proventi della serata serviranno a sostenere il percorso scolastico di oltre una ventina di studenti della Luigi Giussani High School a Kampala in Uganda. Ma noi adesso un po' del corone, della sua storia e anche del programma di domani sera ne parliamo insieme a Laura Amati, che è in collegamento telefonico con noi, direttrice del corone, insieme ad Anna Tedaldi. Allora la salutiamo. Ciao Laura, grazie per essere qui con noi. Ciao, grazie infinite a voi di darci sempre questo spazio così gradito per poterci raccontare. È un piacere, sempre davvero un piacere, perché sono belle storie che nascono dalla passione. Quindi io ti chiederei proprio di partire un po' dalla vostra storia, come siete nati, come vi siete formati e come poi siete arrivati sul palco. Perfetto, allora il corone nasce 11 anni fa, quindi nel 2013, da un'idea mia, appunto, di Anna Tedaldi, che comunque facevamo parte dell'ensemble Marcanto, quindi venivamo comunque da una storia di musica e di ricerca di musiche internazionali. Il nostro incontro è avvenuto con l'associazione Il Ponte sul Mare, un'associazione riminese nata proprio con lo scopo di costruire dei percorsi educativi. E quindi da questo nostro incontro col Ponte sul Mare nasce il progetto Canta per il Mondo, che pensavamo ad un semplice unico concerto di beneficenza. In realtà diciamo che il corone ci è nato sbocciato tra le mani, diciamo che partendo con 13 ragazzi in pochi mesi siamo arrivati a essere 60 fra adulti, ragazzi, persone un po' di ogni età. E quindi è stato una vera, come un regalo anche per noi, una vera sorpresa anche per noi. E quindi il corone è un luogo, da allora è un luogo di accoglienza, di risposta ai bisogni di ciascuno di noi e anche delle urgenze che incontriamo, per cui Canta per il Mondo rimane il nostro spettacolo, diciamo la nostra missione principale, perché è lo spettacolo che ci permette appunto di garantire l'istruzione scolastica. Siamo arrivati l'anno scorso a 25 ragazzi di Kampala in Uganda, e l'istruzione scolastica superiore, quindi una cosa che loro cambia veramente la vita. E poi oltre Canta per il Mondo, naturalmente il corone è anche un luogo che, cioè, è diventato un coro che comunque nell'anno incontra e si propone per tanti altri eventi, insomma. Quindi una storia, insomma, nata, come dicevi tu, quasi casualmente, per un'intuizione che doveva avere un'applicazione temporanea, invece è diventata una storia di 11 anni, una storia che adesso coinvolge tante persone che quotidianamente, o comunque insomma durante tutto l'anno, vivono questa esperienza musicale. Devo dire che siamo circa 70 elementi. Il fatto di eravamo partiti solo per Canta per il Mondo, in realtà poi questo è diventato un luogo talmente in cui la gente è talmente affezionata, è stato, come dire, siamo stati travolti e trascinati in questa storia meravigliosa, insomma, che adesso ci vede provare tutto l'anno, essere insieme tutto l'anno per diversi appuntamenti anche durante l'anno, ecco. Laura, continua. No, ti volevo un attimo raccontare com'è nato lo spettacolo di quest'anno, perché come sempre posso procedere? Sì, assolutamente, era la domanda che stavo per farti, quindi va benissimo. No, perché volevo sottolineare questa cosa, che come sempre succede, cioè quando si deve progettare uno spettacolo, perché non è solo un concerto Canta per il Mondo,
non avviene quasi mai a tavolino, ma cioè la cosa bella è che si segue quello che accade e soprattutto gli incontri che accadono e che si fanno. E allora volevo raccontare che l'anno scorso abbiamo fatto questo decennale molto bello, il Comune ci ha concesso il Teatro Galdi, avevamo la regia e la partecipazione dell'attore Gianluca Reggiani, e questo nostro spettacolo del decennale l'abbiamo concluso cantando Romagna Mia insieme a tutto il teatro, dedicandolo proprio alla Romagna che era appena stata alluvionata, no? Sì. Che era appena stata l'alluvione in Romagna. Qualche giorno dopo abbiamo avuto la sorpresa bellissima di una telefonata della signora Riccarda Casadei, che è la figlia di Secondo Casadei, la quale ci ha detto che era rimasta totalmente sorpresa vedendo poi il nostro video su YouTube per questa esecuzione di Romagna Mia così gioiosa, così coinvolgente, in cui dice non avevo mai sentito un coro così gioioso, quindi io sono rimasta veramente, siamo rimasti tutti così colpiti da questa cosa, che poi il rapporto con Riccarda è andato avanti e dalla signora Riccarda siamo arrivati appunto a Moreno il Biondo, a Moreno con Ficconi il Biondo e alla sua orchestra Grande Vento. Siamo andati a incontrarlo e anche qui abbiamo capito che comunque incontrare anche l'altro, cioè anche arrivare a, come dire, a un repertorio che non avevamo assolutamente mai pensato, no? Per noi, perché abbiamo sempre avuto uno sguardo più etnico, internazionale, eccetera. In realtà è stata una sorpresa veramente molto molto interessante. E questo è quello che proporremo domani sera, appunto, perché partiremo dalla musica dal mondo, come sempre, quindi canti degli indios dell'Amazzonia, canti maori, canti africani, spiritual, per poi appunto fare una virata, porre uno sguardo, come dire, verso casa, perché questo è il titolo del nostro spettacolo di domani. Quindi sarà un bel viaggio musicale per insomma intorno al mondo, ma con un'attenzione poi insomma al nostro territorio. Laura, mi colpisce molto questa questa assonanza tra la musica e questa voglia anche poi come sentiamo nel nome dell'associazione di costruire ponti, no? L'associazione di Famiglia Onlus, il ponte sul mare. Ecco, forse la musica è davvero il media ideale per costruire un ponte, per avvicinare anche culture e sentimenti lontani e farli vivere in una serata così. Esatto, domani sera sarà abbastanza evidente perché vederci cantare brani della Romagna, anche quelli più vecchi, più antichi, riarrangiati da noi insieme a Moreno e alla sua orchestra, già lì è proprio una testimonianza di questa possibilità che la musica dà, ma di incontrarci veramente nel profondo, nel cuore. E anche con i nostri ragazzi, quando delle volte abbiamo avuto dei collegamenti con loro, loro ci hanno cantato Lontani più lontani, adesso ci faremo cantare Romagna Mia la prossima volta, ci manderemo. Sarà un bel modo così di rilanciarsi, esatto. Anche le canzoni. Quindi no, assolutamente, la musica ha questo bellissimo, bellissimo potere di legare. Laura, grazie davvero tantissimo per questo bel racconto. Ricordiamo allora l'appuntamento che è per domani sera, 13 agosto alle ore 21 presso la Corte degli Agostiniani, quindi siamo qui in via Cairoli 40 a Rimini, l'11ª edizione di Canta per il Mondo. Grazie ancora Laura. Grazie mille, grazie infinite.